Quinta giornata di campionato per il torneo di promozione Girone B è Rocca di Caprilone contro Sinagra al nuovo comunale caprilionese. Il Rocca di Caprilone che vuole subito riscattarsi dopo la prima sconfitta stagionale subita ad opera del Merì, e lo fa benissimo. Al 27esimo vedete il calcio di punizione di Mento, la palla in mischia, poi Biondo, il tiro col piattone, supera Musca ed è 1-0 per il Rocca di Caprilone. Il minuto è il numero 27, marcatura numero 5 addirittura per Santino Biondo, l'attaccante ex Romette, capocannoniere del Rocca di Caprilone dell'intero campionato. Vedete nel replay il lancio di Mento e poi nel mischia Santino Biondo come beffa Musca con il piattone. Poco dopo ancora Santino Biondo avrebbe l'opportunità per raddoppiare, guardate il lancio lungo di Mezzano, la grandissima spizzata da parte di Cannavò, Biondo ancora si presenta tu per tu con Musca, la conclusione, la palla che si perde di pochissimo al lato, scheggia addirittura il palo l'attaccante del Rocca di Caprilone, Rocca di Caprilone che comunque si rifà poco dopo. Longo se ne va sulla fascia destra, mette in mezzo un buon pallone, la sponda in queste cose di Santino Biondo e da pochissimi passi Basilio Monastra realizza il gol del 2-0 in acrobazia dopo il servizio pregevole da parte di Santino Biondo. Quindi Rocca 2 Sinagra 0 al minuto numero 39. Rivediamo il replay con il traversone di Longo, la spizzata e poi la rovesciata da pochi passi di Basilio Monastra che ha vita facile e insacca il punto del 2-0 per la compagine biancazzurra. Con il montaggio andiamo nella ripresa, ci si aspetterebbe una reazione del Sinagra, reazione che non c'è, anzi il Rocca ancora a spingere con Cannavò che viene steso dentro l'area di rigore da parte di Anfuso, cartellino giallo per il numero 14 giallo rosso e calcio di rigore per la compagine allenata da mister Pasquale Ferrara. Dal dischetto si presenta lo stesso Cannavò, la conclusione a spiazzare Musca ed è 3-0 per il Rocca di Caprilone. Il minuto è il numero 52, gara virtualmente chiusa. Cannavò adesso si improvvisa anche uomo assist, il lancio lungo per il neoentrato Milia, Milia che si presenta tu per tu con Musca, il tiro ed è il gol del 4-0. Adesso diventa quasi una caporetto per il Sinagra che subisce le continue sortite offensive da parte dei biancoazzurri. Rivediamo il lancio millimetrico da parte di Cannavò, De Gregorio non ci arriva, il capitano del Sinagra, il gol facile facile per Milia. Continua l'assedio del Rocca di Caprilone, minuto numero 77, sugli sviluppi di un calcio d'angolo Protopapa con un tiro senza pretese, Musca con il buco e il gol del 5-0, l'assist di Mento, la conclusione di Protopapa non sembrava irresistibile, comunque vale il punto del 5-0. Il Rocca poi cala anche il gol del 6-0, ancora una volta con Milia che si presenta davanti al portiere e insacca con un pregevole piattone destro il punto del 6-0. Il Rocca gioca a tennis con il Sinagra e si riscatta ampiamente dopo la sconfitta patita una settimana fa contro il Merì in notturna. Andiamo a rivedere ancora il replay con Milia che trova la doppietta personale. Finisce dunque 6-0 per il Rocca di Caprilone di mister Ferrara, oggi in tribuna per squalifica. Il Rocca guadagna 3 punti e sale a quota 12, secondo posto in classifica. Il Sinagra invece rimane al penultimo posto con 3 sole lunghezze alla ricerca ancora del primo successo stagionale.